Questa iniziativa continua, diciamo, nel senso dell'educazione alimentare, quindi riproponiamo nuovamente sulle spiagge questo, diciamo, questo nostro format, che è quello di dire sulle spiagge che la frutta e la verdura fanno bene, e lo riproponiamo nel periodo estivo, così come abbiamo fatto nel periodo invernale all'interno di tutte le scuole, delle scuole che hanno partecipato a questa iniziativa, lo facciamo sui lidi e nei lidi. Perché farlo nei lidi? Perché ovviamente qui è un momento che vede coinvolti molti turisti che vengono qui nel Metapontino, e quindi attraverso la promozione dei nostri prodotti e quindi una sana alimentazione e quindi una sana educazione alimentare, vogliamo dire e invitare un po' tutti ad aumentare i consumi di ortofrutta. Ortofrutta che fa bene alla salute, ma non solo alla salute, ortofrutta che è uno dei settori principali per l'economia della nostra regione. Beh, innanzitutto ringrazio l'Assofruit per aver fatto questa bellissima iniziativa qui con il Lido Sabbiadoro per far conoscere non solo il nostro prodotto, ma far conoscere quello che produce il nostro territorio, che è la Basilicata, che è Scanzano e che è il Metapontino. In una piena giornata di luglio, oggi siamo qui per portare le nostre eccellenze, per portare le nostre eccellenze sotto gli ombrelloni di chi ci viene a trovare durante l'estate. Diciamo che è una bellissima iniziativa di conoscenza, come dicevo prima, del nostro territorio, ma anche di conoscenza della nostra frutta. È una bellissima giornata dove ci sono nutrizionisti, dove ci sono ragazzi, bambini, persone adulte che faranno la conoscenza non solo degli alimenti, quindi della frutta, ma anche la conoscenza di ciò che si fa soprattutto qui a Scanzano. Diciamo che è un percorso che possiamo intraprendere anche con la regione Basilicata, per far sì che anche nel periodo della scuola si possa portare a conoscenza a tutti i ragazzi ciò che si fa nel nostro territorio, anche attraverso macchinari che già ci sono nelle scuole, quelle che erogano le cioccolatine, che erogano i caffè, così po si potrebbe erogare anche la frutta, come le arance, come le ciliegie, come le fragole, o meglio, come prodotti che possono restare in frigo più di qualche giorno. Diciamo che è un progetto che si può fare, possiamo fare un'audizione degli imprenditori in regione per capire come possiamo fare insieme a portare questo progetto avanti. Non solo una giornata, 2 giorni, 3 giorni nel Metapontino, ma portarlo anche nel periodo scolastico, nelle scuole di tutto il comprensorio del Metapontino, ma anche a Matera, a Potenza, anche nella Basilicata. Diciamo che la conoscenza è fondamentale, ma la conoscenza del buon prodotto che si fa nel nostro territorio è fondamentalissimo. Diciamo che io ringrazio la struttura del Sabbiadoro, Assofruit e tutte le persone che hanno organizzato questa bellissima iniziativa, perché è un'iniziativa di conoscenze. Oggi conoscere è importante. Quindi ringrazio tutti e resto a disposizione di questo bellissimo progetto per proseguirlo, come dicevo prima, nelle scuole.